Ora presento Chiara Rubes, l'attrice che leggerà Dario Mericanti. È attrice, regista, formatrice e autrice. Fondatrice di Europa Teatri a Parma, si forma alla Scuola di Teatro Europeo presso Atelier Costa Ovest. Tra i maestri con cui si forma e lavora c'è Dario Marconcini, Enrico Bonavera, Bruno De Franceschi, Paolo Billi, Chiara Guidi, Maria Consagra, Kathleen Cobb, Cesare Ronconi, Gigi Tapella. Partecipa a vari festival europei con il Teatro di Pontedera, recita ruoli in fiction per la RAI e nel cinema indipendente. Con Europa Teatri interpreta, dirige ed è autrice di numerosi spettacoli per ragazzi e adulti. Tiene inoltre corsi e laboratori di teatro. Chiara Rubes. Disordine, il tuo caro disordine. Soltanto per esso tace la mia perfezione, lasciando che ogni cosa se ne vada tranquillamente alla deriva. Atto primo. Personaggi ed interpreti. Un pompiere a riposo. Il padrone del bar, il ciclista qui accanto, il venditore di granaglie, di gabbie e di uccelli e quel posteggiatore che viene solamente il martedì. Capitalista e sposo novello, il carrozzino me l'han fatto i compagni della cava dove lasciai le gambe, il dormitorio mi ha passato la moglie, il macellaio, bello come un bel dio e non lo sa, il barista, i due vigili di zona da tener buoni e sexy e donatore di sangue, uno di quelli. Di donne c'è la padrona cassiera e affisionata ai suoi tanti caffè, la Daria Menicanti che insegna, la portiera dell'undici, una bruna distinta sposeresbesi adeguate, una professionista rispettabile che sa via, data l'ora, in rimessa. Una signora dritta e polverosa, l'unica col cappello, che, mia cara, senza, mi pare d'essere nuda. Ed entra col fascio dei giornali, abbandonato il suo castello di carte sul viale, edicola opulenta di telefono di stufetta a metano, grasso e caldo, e il batista col pinin, col fioraio vestito da autista. Saluti! È una folata di nebbia e buon umore. Ci strizziamo coi piedi in segatura alla macchina espresso dei caffè, modello ultimo scorso Gaggia, a termostato e manovelle 3. Ma più ci riscaldiamo ai vecchi scherzi affettuosi, a quel gergo di clienti. Pregustando il successo, uno ci avventa un improvviso. Nevica. E non siamo che alla fine del mese di novembre. Ci si guarda ammiccando, così fieri, così convinti di una gloria tutta quanta di noi, milanese. Di qui è ricominciata un'altra volta la vita. E quasi buono fu lo scontro col giorno. Bene calda di saluti, me ne vo col corriere sul petto e i libri asciutti nella forse foca. All'angolo mi trovo lo spazzino di sempre. La ramazza è quella nuova. Una all'anno servizio e dotazione. Ci vediamo, mi dice con la mano. Dei guanti che gli ho dato resta ancora un anello di lana attorno al polso. Le cose che parli, che scrivi, non mi stancano mai. Dentro mi crogiolo come quando non desta bene proprio, il lenzuolo mi tiro oltre i capelli, tiepido vivo, e sono
in amicizia col giorno, che sul magro scendiletto mi aspetta dentro il sole. Infanzia. Le estati le passavo sola e muta nella città rovente come un'arca. Unica gioia, quelle cartoline azzurre con il grido dei saluti. Un paradiso fresco e ventilato, odoroso di sale e di nevai, vibrava dalla parte colorata. La dignitosa povertà gestiva attorno alla mia infanzia una terra di esili e aspettativa, una rocca di libri ardenti e duri, favolosi e insolenti, mi strappavano immemore nel mezzo dei loro conversari ininterrotti. Epigramma per uno. Davanti mi si para, sorridendo, un uomo di parecchi sogni fa, uno dei vivi, ancora disposto a riaprire il discorso. E io, che non ne ricordavo più neppure il nome. Teleselezione. Soprattutto mi piace, col telefono, entrargli nella camera lontana di là dal monte. Sentire il mio squillo che si avventa nel buio. Poi la cara voce fra tutte che risponde: sì? Pozzanghera. Un poco d'acqua e un poco di terra hanno la grazia accogliente d'un lago. Nubi stelle vi passano tranquille ospitalmente. In mezzo, dentro il cielo capovolto, umana. Troppo umana, la mia faccia. Il libro è enorme. Assedio. Di qua la vita e da quell'altra parte la morte e in mezzo l'uomo in stato di assedio. Grazie a Dio non faccio fatica a fare queste cose. Cerco di capire la cifra poetica della poetessa o dello scrittore. È chiaro che è un'attrazione in parte intellettuale ma in parte anche sentimentale. E poi cerco quelle che sono anche spendibili al pubblico, nel senso che ce ne sono alcune molto complicate, altre molto tristi, veramente, che parlano tanto di perché lei ha una vena, a mio parere, molto leggera, che cerca, però è una leggerezza amara, cioè come volare sopra a un abisso. Quindi ce n'erano anche di molto molto tristi, che lei insomma saluta prima di morire, ma molto prima, i suoi amici e dice: lasciatemi qui quasi come un garetto, come una cosa dimenticata, e sto quasi per morire, ma non vi preoccupate, starò meglio quasi di là. Quindi le ho scelte col criterio sicuramente di trovare un'empatia, di cercare di centrare il punto, il suo punto, perché chiaro va reso onore a lei, e non ultimo il fattore comunicativo, cioè 8 poesie che riescano a dire a un pubblico di passaggio: ok, mi piace, non mi piace, ci capisco qualche cosa. Ecco, quindi questi sono i miei modi. Poi sull'interpretazione, ovvio, c'è insomma tutta una tecnica. Ma tu hai trasmesso molto bene, grazie. Lì è il gusto della parola. Perché non era né fredda né enfatica.
pratica né troppo sturba. Questa è la scuola moderna della recitazione, che non è più non è più l'attore in pompa magna, diciamo, che non declama più, la declamazione è vietata, e si deve cercare un fattore molto basso, cioè un fattore di misura, però un grande valore soprattutto per la poesia. I miei maestri dicevano il valore è la sillaba, la poesia, cioè la parola che ha scelto lo scrittore, quindi c'è un gusto per questo tipo di lavoro, non è solo l'emozione ma anche il gusto, l'amore per la parola in sé, cioè come è fatta la parola ininterrottamente. Allora uno potrebbe recitarla in vari modi, no? Io ho scelto una via media di dare il senso del lungo avverbio ma anche della freschezza, insomma, vabbè, adesso. Allora, è accaduto una settimana fa a Milano, per esempio, per salutare il compleanno di Giancarlo Maiorino. E ci fosse questo dilemma, perché Maiorino è super sperimentale, parola cubo all'eccesso, quindi parola che la puoi vedere e sentire tridimensionale, eppure è stato scelto il registro understatement, proprio abbassato, raffreddato, e ha fatto molto bene. Si sente? No. Ha fatto molto bene questa lettura, secondo me, perché dava il senso anche della sua poetica. È vero che per raggiungere quel tipo di ironico amaro devi aver attraversato belli oceani di saggezza, quindi non è affatto scontato, non è mai un punto di partenza, la semplicità.